Signore e signori, buonasera. Ed ora la 21ª puntata di Intrighe e Passioni 2. Vi ricordo che potete vederla su FB e su YouTube. Mi raccomando, seguiteci, non perdetela. Buona serata e buona visione a tutti. Hai capito allora, amica mia? Sì, Ma sei sicura? Sei delusione totale. Ma ti rendi conto? sicura? Non è che hai capito male? Magari ci No, ripensi? no, ho capito benissimo e poi ho visto anche con i miei occhi. Ma non pensi che possa meritare una seconda possibilità e cercare di capire qual era la situazione No, no, reale? no, no. Non penso proprio, guarda. Per adesso il mio è no. Ti conosco, sei molto decisa Certo, nelle tue situazioni, E però allora, vai avanti così dunque. certo. Va bene, dai. Per il resto tutto bene? Ma sì, dai, diciamo di sì. Ho un po' di influenza, ma sono cose passeggere. Ma dai, sì, va bene. A quest'ora, Carole, aspetti qualcuno? No, non aspetto nessuno, ma chi sarà? Oddio, Fammi boh. andare a vedere. A quest'ora dobbiamo uscire. Ciao. Ma scusa, ma tu che ci fai qua? Hai 2 minuti per me? Vorrei parlarti, Caroline. Veramente sto uscendo e poi non sei gradita, guarda. Va Caroline, insisto, per favore, solo 2 minuti. bene, ti do solamente massimo 5 minuti perché ho ospite. Vieni, dai, vediamo cosa mi deve dire. Dai, prego, accomodati. Ah, ma ci conosciamo. Ma lei non è la sorella di Tommy? Esatto, è la sorella di Tom. Ah, ci siamo già conosciuti Sì, l'altra sera. l'altra sera, sì, mentre passavo. Ah, ok. Oh, Caroline, se dovete parlare io posso anche andare di là, non c'è problema. No, no, tranquilla, Elisabeth. Ascolta anche Beh, ok, allora mi accomodo. te. Boh, non Prego, so. siediti. Eccoci qua. Scusa, innanzitutto dimmi, come hai fatto a trovarmi? Non mi è stato difficile trovarti, ti dico la verità. Arrivo subito al dunque. Roy, ama te. Ama me? Dopo quello che ho visto? Ma stai scherzando? No. Stavamo parlando di affari con Roy. Fidati di me. Anche perché mi sei molto simpatica. No, devo andare e non voglio credere più a queste stupidate che mi racconti. È finita. Va bene, io vado. Non voglio prenderti altro tempo. Però fidati di me, io sono dalla tua parte. Complimenti per questa bambola. È bellissima. Sì, è bellissima, guarda, ma adesso devo andare, mi spiace. Che bellissimi capelli biondi ha questa bambola. Bella, stupenda, bionda soprattutto. Guarda, non c'è più tempo, dobbiamo uscire, guarda. Senti, Elisabeth, dobbiamo andare, Sarà anche il caso. eh? Dai. Dai, andiamo. Signorina, Andiamo. andiamo. Sono io l'unica bionda. Aspetta un attimo che spengo le Sì, luci, dai, ti aspetta. aspetto, ti aspetto. Ma tu guarda! Cos'è successo? Elisabeth, guarda! La Oh! bambola, addirittura! Ma questa è pazza! È una matta, guarda! Ma Ti ha fatto cadere la bambola, ma si è sì! rotta? No, non si è rotta! Oddio! Addirittura con la bambola, perché? Mamma mia, fammi fare! Oh, guardi!
urca. Guarda. Stavo proprio cercando te, sai? Perché? È meglio che chiudo il telefono, non ti faccio sapere con chi ero al telefono. Con la mia amicuzza non credo. No. Guarda, non ti immagini neanche con chi ero. Anzi, dimmi dov'è la tua amicuzza. Cosa vuoi da lei? No? Mi interessa sapere. Ma non l'hai già fatta soffrire abbastanza. Ok, facciamo così, guarda, io vado subito al sodo. Dimmi dov'è la tua amicuzza. E io ti dimostro questo. Dimmi dove hai preso questo anello. Chi te l'ha dato? Come fai a averlo? Dimmi dove è la tua amica e ti dirò. Questo è mio! È mio! Dimmi dove è la tua amica e saprai tutto, perché io so, come ti dissi una volta, so molte cose di te. Te la farò incontrare. Dimmi dove è la tua amica. Te la farò incontrare, ma tu prima mi devi dire tutto. Lo sai cosa c'è scritto? C'è una data là dentro. Lo so, e per questo me ne sono accorta. L'ho riconosciuto. Per questo è mio. Mary, ascoltami un attimo. Io sono qui per questo. Ok? In che senso? Lascia perdere. Dimmi dove è la tua amica. Dimmi dove è la tua amica e... Te la faccio venire stasera. Ok. Adesso dimmi chi ti ha dato questa anello. Non te lo posso dire. Perché no? Perché non è possibile. Il motivo? Non posso. Non posso. Se Tommy venisse a sapere con chi tu avevi a che fare, un ispettore di polizia. Non mettere in mezzo Tommy, se no mi incazzo veramente. Allora sì, saprei come sono. Hai detto te. Dimmi dove è la tua amica. Te la faccio venire io stasera. Guarda, te lo puoi anche tenere perché... Perché questo è mio, no, è mio. No, ascoltami un attimo. Questo chi è mio. Ti stai zitto un attimo? No. Chi mi ha dato questo mi ha detto che te lo puoi tenere perché è un bellissimo ricordo di 10 anni fa. Adesso dimmi dove cazzo è la tua amica e me lo dici più presto possibile, perché tra poco Tommy saprà tutto, ok? Ok. Va bene, hai vinto. Ti faccio incontrare la mia amicuzza. Ma prima, una cosa sola. Bastardo! To, chi si rivede? Scusa un attimo. Ti richiamo, ciao. Sì? Ma cosa vuoi dalla mia ragazza? Non mi ricordo il nome, ma... Vabbè, Tommy. Non importa. Tommy. Hai qualche problema? Veramente i problemi mi sa che ce li hai tu, so tutto di te. Cosa vorresti dire? Non so per chi lavori, so cosa fai per vivere. Quindi secondo me i problemi mi sa che ce li hai tu. Sì? Dici? Va bene, tu sai tu per lo chi lo sai la... che io sono un investigatore. Sì, lo so che sono un investigatore, ma non me ne fotte un cazzo se sono un investigatore, capito? Io non farei così tanto lo sbruffone, eh. Jack non ti dice niente? Il nome è Jack. Sai che ho ricercato? Sì, secondo me. Quindi stai lontano da chi mi sta vicino. Ok, io ti sto lontano da chi ti sta vicino, però sappi che la tua... che il coltello dalla parte del manico non ce l'hai tu. Ciao, bello. Cucciolo! Ciao, bella gioia. Mi porta al cinema stasera? Va bene. Guarda che ho delle belle notizie da darti, eh. Tipo? Tipo, ti ricordi quello che ti girava intorno, quel brutto ceffo? Roy. Quello lì. E beh? Per un po' non ti darà più fastidio. Ah, comunque lascialo perdere. Ci penso io. Mary, ma cos'è questa storia, scusa? No. Non mi puoi fare questo, dai. Ti chiedo scusa, chiarisci, per favore.
Non avevo niente da chiarire, Mary, dove vai? Devo andare. Vieni qua. Devo andare. Mi devi lasciare in pace, devi sparire dalla mia vita. Non hai capito niente. Lasciami stare, non mi interessa più. Jacqueline. Carolyn, che succede? È lui, Roy. Ma com'è lui? È lui. Non ti preoccupare, vai via, ci penso io a lui. Ti aspetto. Vai. Dove stai? Ci penso io a te. Dove vai? Cosa sta succedendo tra me e te? Ciao. Parlami, sto parlando con te, io non sto parlando col muro. Guarda me. Guarda che non ho nessun problema di guardare negli occhi le persone. Ma tu chi cavolo sei, scusa? Io sono sua cugina, hai capito? E non voglio che lei soffra. Guarda che sto soffrendo più io che lei, guarda. Io li voglio bene, non voglio che tu la fai soffrire, hai capito? No. Non la sto facendo soffrire. Ti conviene? C'è stato un malinteso. Ah sì, un malinteso? Sì, mi ha visto con una persona in bagno, ma non no, non significa niente questo. Io li voglio bene. È per colpa tua che lei sta soffrendo. Guarda, cazzo, guarda che a tua cugina l'amo. Ma tu queste cose lei gliele hai detto? Gliel'ho detto, mi ha spiaccicato una poesia in faccia che ho fatto di tutto per te. Dai, cazzo. E allora da lì anche dimostrazioni. Guarda, non posso spiegarti tutto perché purtroppo c'è una situazione sotto che non posso spiegare. Dai, sentiamo quale situazione non hai posso da raccontarmi. No, lascia perdere, guarda. Dai, forza, sei non cazzo. Posso dirtela, cazzo. No, posso dirtela. Devi dire sì. Vuoi chiamare tua cugina? Mia famiglia, sei chiama la mia cugina, hai capito? No. Ma di che cosa stiamo parlando? Chiama tua cugina e falla venire qua, che io devo parlare soltanto con lei e basta. Non posso spiegare certe situazioni. Sto lavorando. Non posso spiegartelo, non puoi spiegarlo. Io amo tua cugina, certo. Ma non posso spiegarti certe cose. Allora mi devi spiegare cosa è successo, perché a lei ci tengo. La vuoi chiamare, per favore? Non posso parlare con te, ma tu, scusa, ma chi sei? Come ti chiami? Non ti preoccupare, io mi chiamo Jacqueline, piacere. Chiama tua cugina, devo parlare soltanto con lei, non posso spiegare certe situazioni. Va bene, la chiamo. Guarda che ormai il tempo si è... Io non voglio che lei soffra, il perché ha già sofferto nella vita lei e non voglio che trovi un altro il uomo. Il tempo che si soffre. È ristretto, ormai manca poco. Comunque io con Carola ci parlerò, non ti preoccupare. Lo fai davvero? Certo, però tu stai lontano per un po'. Va bene, ok. Caro Roy, ci penserò io a te.